Cosa provi quando ti rendi conto che la tua esistenza si fonda sullo sfruttamento? Come ci si sente quando capisci che in te non c'è nulla di buono? Cosa succede quando scopri che la tua vita è una grandissima menzogna? Noi l'abbiamo chiesto a Pistacchio 97, ovviamente uno pseudonimo, poiché il soggetto in questione ha preferito mantenere l'anonimato. La mia vita è andata in pezzi quando, beh sì, quando ho scoperto che non ero vero. Non piacevo molto, anzi, non piacevo a nessuno. Ero anche grasso, colpa di certe sostanze. Ah, quindi lei usava sostanze non del tutto naturali. Non io, quelli che me le hanno date, poi il mio colore. Un caso di razzismo, capisco. No, no, colorante e conservanti, l'impatto ambientale. Sono finto, un imbroglio. Il semplice fatto di averlo ammesso a se stesso è già un primo passo. Coraggio, faccia sentire. Sì, stai fresco. E a proposito di freschezza, abbiamo un'altra testimonianza. Un gelato la cui vita non è andata in pezzi. No! Però dei generosi pezzetti di noci e di cioccolato. E siccome per metà sono fatto di latte e panna, voglio sempre conoscere personalmente le mucche che hanno contribuito alla mia creazione. E ci tengo che siano mucche felici. Inoltre, io vivo in un frigo che cerca di ridurre il proprio consumo di energia. E comunque io ci tengo al fatto che le persone abbiano la loro giusta fetta della torta. Anche se sono un gelato, infatti sono equo e solidale. Woohoo! E io sono solidale con te. Ragazze, vi aspetto tutti dal 7 maggio al 17 giugno a mangiare i nostri gelati in giro per l'Italia. A scrocco, ovviamente. Tutte le informazioni le trovate su www.benjerry.it.